Un bel po' di anni fa andavamo al Jais, una discoteca in provincia di Firenze, molto conosciuta anche in tutta Italia. Andavamo la domenica pomeriggio perché eravamo dei ragazzetti e ci divertivamo con i nostri amici delle scuole. Capitava qualche volta che la sera prima, il sabato, facevano la serata techno e allora partivano le leggende. Ah, ieri sera Fasano ha spaccato tutto, ha sfondato le casse qui, impianto da 1000 watt senza limitatore. Ah, bellissimo, no, grande, mitico. Bene, nel giro di pochi mesi iniziai ad andare anche la domenica sera e mi accorsi, mentre iniziavo a muovere i primi passi nel mondo del DJ, che l'impianto suonava in maniera completamente diversa. Esattamente lo stesso impianto, poi erano appena arrivati i CD, comunque suonavano tutti ancora con i vinili, quindi non c'è neanche come oggi che ci può essere la musica di qualità diversa con le console eccetera, no, mixer, due piatti e qualche CD, però era tutto un altro mondo. Allora mi iniziai ad accorgere che c'era qualcos'altro, ed è la mano del DJ. A quei tempi c'era Federico Scavo, la domenica sera al Jais, che saluto, e era completamente un altro mondo, un altro modo di suonare rispetto a quello a cui eravamo abituati prima. Cosa ho imparato a partire da lì? Che è fondamentale chi sta dietro la console e come ci sta, perché lo stesso impianto, la stessa situazione può avere un impatto completamente diverso. Lavorare sull'impatto sonoro, sulla migliore resa possibile, è diventato uno degli stimoli principali per me e quello che consiglio a tutti di fare. Non conta soltanto il volume, conta la resa sonora, che è un mix di tutto. Il consiglio di oggi è quindi di iniziare a lavorare sul suono, che è una cosa che va fatta, va migliorata, va appurata con il tempo. Durante il passaggio non dimenticarsi del suono, perché nel momento in cui si accavallano due dischi, continuare a gestire il suono in maniera ottimale è una di quelle caratteristiche che può fare e anzi fa la differenza. Concentrati sul suono per essere sempre più un DJ migliore e fare la differenza.